Alors, salut à tous. Écoute donc un autre moment où on a sa démarche générale, et donc de l'anthologie à la littérature corse, précisément là, on a eu une langue corse, ce qui est quelque chose abbastanza scarso pour pouvoir renouer de dire un autre mot. Vous avez vraiment un bellissimo sforzo e vi ringraziamo che Bonenzo, prima aveva, diciamo, le sciute del suo libro è proprio bambano, ci vorrà sicuramente aspettato una pena, ma fine, cercheremo abbastanza di lei. E allora oggi è la tematica di Badi più per di a prosa, e a prosa romanzesca, se ho capito, In una visione che specchia, diciamo, l'insieme, mi si pare, di prove che sono state fatte in termini di scrittura romanzesca. E forse si sente, all'origine, si sente che il romanzo è più un bisogno simbolico che proprio un bisogno di lettura e stilistico. Allora, c'hai da parlare di questa, di suo viaggio, e beh, d'anticipo, grazie, e ti stiamo a sente, Pedro Santominozzi. Grazie. Tanti ringrazi a voi, Centro Culturale dell'Università Rio Brim, per accoglierci e a Diago Mugier per uso invito. Allora, sabbi con la stonda qui, s'ha d'articolare in giro a tre punti, fine, tre tempi. Il primo sarà per un prologo, per ammintare un'epoca di interrogazione, come ho posto preparando questa stonda qui. E poi mi provo a fare una piccola spettiata di ciò che si è fatto da il primo romanzo fino a ciò che si può fare oggi. E poi ho pensato che la serie una anche per me, di fare una piccola retta davanti a un punto che mi pare di interesse e poi forse è appena ci ha trascurato una lettura di romanzi che dice il rapporto tra la storia e il romanzo. Allora, così mi permette di fare una legge con una stonda appena più anziana che dirà stampa la storia davanti alla letteratura. E mi interessava perché c'è un dibattito assai ricco su continente, ananta i rapporti che la scrittura letteraria o la storia, e mi pare interessante di provare a piare una bocca di un mondo di qui e di piegare appena c'è ciò che si vage in un romanzo corso d'odier. Ecco. Dunque, un romanzo da genere specifico, forse chi, come ha scritto Tsvetan Todorov, s'interrogazione pare anacronica, che le entità e convinzioni generiche sono diventate di più frole oggi. Il fatto che non si imprimere di più l'odore di ciò che spicca da un genere all'altro sarebbe un indizio di modernità letteraria. Incalcava in questa idea qui Maurice Blanchot, che ha concluso che il libro non apparteneva a un genere particolare, ma all'insieme della letteratura. Ogni opera essendo un'interrogazione davanti all'essenza di ciò che è la letteratura. Eppure, ha detto Todorov, se la cerca un'opera a un rispettare regole di uso genere, uno vage quantunque sparisce e ci troveriamo anche in una situazione contraria, bene a dire rinforzando le regole imposte al quadro di un genere. Tanto si può pensare come Milan Condera, in Del Rideau, che di una raccolta d'assaggi e di letture, individuare già un romanzo fendone un'arte iabrosa. E lui dice che lui la pia questa espressione qui di modo proprio letterale e si attenta a ciò che la vuole lì, prosa. Fendone di nuovo un'arte autonoma, posto che là un romanzo una genesi propria, una storia ridimata da periodi, una morale, e qui ribia ciò che Luigi è un autore di prima metà di un XX secolo, un autore, se non mi sbaglio, dell'Austria, che si chiamava Hermann Broch,
Herman Brodigi, a murale e romanzo e a conoscenza, usò vine seria da bentà territori sconosciuti l'esistenza. Ecco. Dunque, dopo questa murale qui, c'è un rapporto specifico con Leo il Laudore, tra un romanzo e Leo il Laudore, Benedicchi a Zooge, personale, s'appugulisce in la scrittura, e un tempo di creazione proprio. Dopo quello aggiusta anche che là sa vagilità un romanzo d'abresi a orizzonti nuovi, per via di traduzione, forse che le dirò uno dei problemi che non possiamo scontrare qui con un romanzo. Sigrideri, che lui identifica con De Rasso, quantunque, crederi di un'esigenza qualitativa alta. Benedici, le rapone sia umanda, Elisabeth e Lisibono appiega a ogni romanzo che è pubblicato. Da precisare l'obiettivo di un romanziero, a mente a viura i dendone che appana un mondo e che ne bordi una visione preinterpretata. Secondo Ello, sarebbe stato Cervantes aver strappato su dendone qui con Don Quixote e ogni romanziero veniva a prolungare su gesto. Dunque, al romanziero, libremme ciò che lui ama, l'enigma esistenziale. Ha scoperto un aspetto ascoso della natura umana. Di modo generale, lo sguardo riflessivo che lo porta un romanziero all'ante a sua arte e a sua pratica, ben da conoscenza che là di la storia di un romanzo che lo è costruito a di Berello, da lettore attente, e secondo le scelte che lo vage e l'ascide che lo imposi sedia, si può scolinare a sua poetica propria. Scrivi a Gondera di Nucchi, l'ambizione di un romanziero non era di circa fa meglio che quelli che hanno scritto prima, ma di provare di percepire e di esprimere ciò che non avevano ancora detto. Ecco. Un si vuoiria a mintava a storia di un romanzo espressione corsa, e forse una storia di un romanzo in generale, seguendo un sbuginime d'una cronologia di libri consacrati. Ben lié a lui d'un riguso di linearità, e di annunzione il progresso, che pia un verso appena teleologico e che averia per sbocco un romanzo odinco, come l'è scritto oggi. Sa storia è di più fatta a discontinuità, a momenti di abruzione pia usabrio, a stonde la tempada e di rompidura. Non si volerà qui parlare di Gabi Obera, pur usare romanzi che così scrisse Thomas Pavel in un suo bellissimo libro La pensée du roman, dunque, libri che trapassano le circostanze di sua comparsa. Ecco. Dunque, com'è che la sia stata così trigadice la produzione romanzesca in Corsica? Non si intende solo quella espressione corsa qui, ma anche quella in italiano, quando chi, mentre il XIX secolo, principiava a pigliare su brano un romanzo. Elementi di risposta si bono forse bistigando la sadi di Salvatore Viale, che ci hanno alleghi a sua maniera e percepisce un romanzo detto moderno, vale a dire il romanzo della prima metà del XIX secolo. In una prima lettera delle cagioni e degli effetti morali della moderna letteratura romanzesca, contrastando l'opera di Hugo Dumas e Sue, scrive che questa letteratura nuova vuole rappresentare l'esordine di un mondo sotto sopra. Parecchie ragioni seriano all'origine di questa letteratura, straviata, che lo chiama, l'amore e l'annuità, la corruzione morale che si sperdie, il principio democratico appiegato alle lettere, dando alla letteratura un carattere vulgare, e poi aggiusta in chi è di più facile di scrivere e di vincere la sua vita scrivendo con romanzi simili. Incarca uso barena la sua seconda lettera, listinando i vizi di questa letteratura, l'uniformità, l'intemperanza nelle immagini e negli affetti, la mancanza d'ordine ed unità nel soggetto, l'affettazione, la volgarità, la verbosità e minutezza nei concetti e nello stile. Se critiche che ci hanno un negativo a sua maniera che concepisce la letteratura, non si sa se le erano esperte e scompertute da tutti i letterati isolani su periodo, ma sarà per via di queste che la scrittura in prosa, mentre il suo secolo in Corsica, se abbia da aver di annuella storica, che eruizzava i suoi personaggi, innalzava le virtù e aveva la volontà di edificare e di educare il lettore. Voltando
a un roman sulle espressioni corsa, a poussé la nomina di un fondatore e Sebastiano Alcedo, pur se le sono state alle volte contrastate e critiche, soprattutto in quanto alla sua lingua. Quando lo pubblicò di Apechanguilla in 1930, la sua opera romanzesca in francese composta di già di 6 titoli. Ma non sarebbe riuscito in 6 libri a trovare un equilibrio tra romanzo e tesi, posto che sono romanzi assai indiati in francese, critica sociale e politica e racconto sentimentale. Apechanguilla è un romanzo di non parere, quello un sideletto che esce da un bobro per un muvato voltacci. Poi si è considerato in un romanzo e l'ambizione, contendo l'ascensione sociale di un personaggio principale, e si può irriare dando trova l'ego i certi eroi di Stendhal, come la si è detta, e da un'altra banda si può irriare un paragone con i pochi romanzi inglesi di genovesimo, come quelli di Keynes, per esempio. A caratterizzare il suo romanzo c'è prima l'esuberanza comica di certe scene, eppure se legge una linearità soda di un racconto, pare che lo sia costruito in giro a un'epoca di scene. Penso a Uodo alla vasina, una Vuvradio, eccetera, eccetera. Tanto si può trovare una parentia con il teatro di Vatella Besca. Perché chi di uno è, quanto anche chi, rileggendo a Apechanguilla, mi è sbucciata così. Perché? Perché chi c'è, quanto anche una rappresentazione qui di un teatro cittadino bastiaccio, dove gli sono contatto personaggi di ogni condizione sociale e lingue diverse, presenti in un luogo. E c'è di un suo luogo che si può ritrovare in Vatella Besca, un luogo che è maschere tra abusizione sociale di certi personaggi, che imponerebbe un contegno particolare, stabilito da regole, e un reale di aso attitudine e di aso maniera di campà. In quanto affiliato e filimonda, si ritiene spesso a sua data di pubblicazione, dunque in 1963, mentre è un periodo di mantenimento, invece abbiamo conto un momento di scrittura di Alcedo, che dice averlo compiuto in 1935, a poco presso. La vicinanza ai suoi libri poeria costituisce un dittico, quadro cittadino e quadro campagnolo. A caratterizzare un suo libro sarà la sua libertà formale, che gli permette di lasciare correre e avviumare il discorso. Usò tutti i titoli di un romanzo permette di riusare le critiche che gli sono state fatte in quanto l'assisto io destro, a Villa Strocca, ben a dire un genere di letteratura a bocca che laga l'estro Spanassi. A un filo narrativo principale, concentrato in un movimento che porta dall'amore ancobalizzato a quello un periodo può permesso, bene non inserire digressione, rompidure la narrazione quando è la volta voce di Macumao, indirizzandosi attraverso un pubblico fittivo ai lettori. E qui si non so mica se le, ciò che lui ha letto a Libica dal Sedo, ma si ritrova la stessa costruzione. I libri inglesi di XVIII secolo, Tristram Shandy, per esempio, e anche a XVIII sempre per i francesi, a Jacques le Fataliste, dove l'autore pia spesso la parola e, in una certa maniera, rompe la narrazione per partecipare e per indirizzarsi al lettore. Si è visto in Elidanie di Bruerbi, espressione che rimediano un racconto, una forma di didattismo con un verso moralizzatore, una griglia, si buerria in beige, bere un diogo, bellissimo la lingua, una maniera che va a diventarsi motti popolari d'uso comune, una materia letteraria. La sesto, l'articolazione e la furismi, essendo attente l'autore, costruisce sì un chiama risponde tra di egli o dissonanze, palesa un vero lavoro di scrittore. Forse chi i suoi romanzi di Alcedo poerriano essere qualificati da carnavaleschi, in un senso di Bakhtine. Senza brimurarsi le regole della scrittura romanzesca, a partecipato dal Sedo, a dargli la sua libertà, a farne un genere di ogni possibilità. E per via di questo, facendo un impresto a un intellettuale rimano della prima metà di un secolo, Walter Benjamin, poeriamo trovare una budenza germinativa in si destivi, ben a dire,
qui si libri si dene nous empre a zo vorza e a nous agabagida di stubisce gi e di vaci rivelite pur dopo un tempo longo. Ecco, ora passiamo a una specchiata penuncia di più generale, appena più rapida forse, perché chi nasce qui a frustrazione, perché chi non si può parlare assai, assai di tutti i libri, ma per certi ci volterà di a vine io sposto. Donc, da Gavalleria Baisana di Nadale Rocchiccioli, passando per Umbria, Sulia di Michele Boglio, una spasimata di Rinaldo Goddi e anche fino a Murtorio di Marco Iancarelli, in un certo modo, pare che un motivo di questi romanzi sia di capisce di balisà l'impatto e le conseguenze dei cambiamenti sociali e economici nella vita di gente che i campa e i bade, tra riguso, rivolta e accettazione appena c'è ironica. In de cavalleria baisana, al di là di un carattere proprio gomico d'ogni passata, da quello vagile che fa sgrignare risa subito subito a quello che porta a riflessione, un romanzo che ha un'idea ad essa presenza di un protagonista principale, Benedì Antonio Scamaroni, permette di noi di percepire a muda che le pecampas oggi da corsa compie la seconda guerra mondiale. Con un verso gridico e allontanandosi da una visione nostalgica di un passato, a Umbria e a Solia dà l'edie e conseguenze la politica di messa in valore agricola degli anni 60 per un mondo paesano e agropastorale, un cercando a mettere in opposizione i gruppi comunitari che lo amenta, i beineri, i paesani, eccetera, eccetera, tratta di personaggi in una sua diversità, insegnando di noi la responsabilità dei pochi isolani in questa situazione qui, e c'è forse una somiglia che si può trovare tra lo scritto Iboli e quello Igodi, per via di una relazione particolare che l'hanno con un luogo, e una, in tutti i casi un luogo come Pontello, identitario e luogo da Raighera. In quanto a una spasimada, ci va Gerinato Godi un racconto di formazione in Andria, da Ubaese a Agida. E attraverso il percorso iniziatico che lo segui da un personaggio ciutato in l'ambio cittadino e la sua scoperta di comportamenti morali, contrastando i valori tradizionali di un mondo campagnolo, Rinaldo Godi dipinge una Corsica che conosce mude sociologiche e economiche definitive, e c'è anche una compitura di lui a lingua e di stile, perché chi di qualcosa che si avvicina assai assai alla lingua parlata. E con si primo redia aviura simbolica che la Boave ha scrittura in lingua corsa, soprattutto in prosa. Ecco, ci voleria a minta di noi a pesce grua, ma concentre forse mica troppo in sa in suo gruppo qui di quelli che insegnano una muda in una società, o allora di maniera implicita, perché chi sul ritratto di un mondo d'eri gli è conto che significa quelli che leggono che non esiste più. Ecco, dunque con una scrittura appena si è detto appena etnografica, Antonio Droiani cerca di salvare, più che a mantenere, una lingua gusolistica particolare e a memoria di ebradiche. Eppure l'audore non si accontenta mica di fare una cronaca di un tempo passato, che c'è quantunque la costruzione di una visione, perché chi avrebbe potuto essere piccoli ritratti come Colombani aveva fatto i ricordi, per esempio. Ma qui c'è quantunque lo sforzo di inventare una storia, pur se l'uscisse un motivo all'insotto chi è quello di salvare forse un pezzo di patrimonio. La tragedia di s'imparare a via scada specchia visione pessimista e angusciata un ibogli d'audore di un mantenimento, insegnando a tempo a prepotenza di un collettivo di beto all'individuo che usa un comportamento può rimettere in causa l'armonia e la comunità. Curi acquisto, fine, e palesa volontà di sboccare ananta una produzione in prosa, diviziosa, e un romanzo voglia essere visto da Vine e da Duca. La scrittura e il romanzo esprimì una ricerca di sicurezza e di riconoscenza per la letteratura, l'esistenza di un genere fa da broa di maturità. Si sentì a Guy un peso dell'istituzione letteraria francese ed una tradizione, che la consacrava a scuola. Dunque, più che progetto creativo e estetico, si trattava di più
d'illustrazione di letteratura espressione corsa da che la poesia abiginasi a letteratura dominante. Si so affrancati per la sicura da si è a poco l'audori e oggi è scomplessata sa visione e scrittori si sono impadroniti di un romanzo da travagliarlo ognuno a musoio. A Fontana Altea, il 1990, ha rappresentato un momento di transizione in una scrittura in prosa di espressione corsa in due brancasi, fatto di un portavoce di una comunità palese, i meccanismi di un'identità rimbada spesso a fantasmi. Si è capito che gli individui sono costituiti da discorsi che li si costruiscono e da discorsi altri che l'hanno integrato e fatto suoi. Poeria essere vista a prima parte il romanzo come un monologo interno che s'allunga e che Brancasio riesce a canalizzare, o come un dialogo schizofrenico, una griglia tra sé e sé. Diago Mugier si trova in una sua scrittura di bruciamenti letterari un anca ubradi in una letteratura corsa, che rompono a penuccia o batto di confianza stabilito tra l'audore e il lettore, dava cresce o dubito. Oggi, invece, un romanzo investisce altri uomini di creazione e diversifica i suoi progetti stilistici. Un romanzo d'avventure si impone con Guido Benigni, per esempio, Amadeu Turco, e ci si ritrovano gli elementi che fanno l'essenza di un genere, ricostituzione un altro, moltiplicazione di vicende, rapporto dialogico tra conflitto e amore che spesso vanno insieme. Ci avviciniamo in noi a una letteratura da giovani, che fuori la poesia era poco travagliata, e l'opera romanzesca di Benigni, se lo vuole caratterizzarla, è forse di più di vatura più classica, racconti che sono lindi, situati spesso in una società paesana, d'eri, con personaggi che spiccano, Ieietto per esempio, o in un tempo più lontano, penso a Medievo, eccetera, eccetera. Si può ammettere di nuovo la produzione di Giorgio Eserbi, che di appennuccia particolare, pur se si può ritrovare qualche somiglia, quantunque, che ogni romanzo è costruito di maniera diversa. Allora, l'ultima pagina, interrogati attraverso i suoi personaggi e scelte politiche di Agursica o Dink, enfin, contemporanea, ma un rimedio di collaborazione mista a un racconto soprannaturale, con cosa ci sarà stasera al teatro, c'è come una rappresentazione di teatralità cittadina a Bastiaccia, e un palazzo di Guernadori, che è piuttosto un romanzo proprio storico, a Facca. Gian Maria Gomidi, un romanzo poliziero. Allora, in uso primo libro rispetta in maniera via e regole il romanzo di detezione e piuttosto in un secondo, dunque usando la passione, face un accenno a un romanzo poliziero comico, ecco, in un quadro agita di Bonifacio. Dopo pubblicato, e qui passiamo all'altra autore, a una raccolta di novelle, a produzione di Gianluigi Moracchini, fatta sì più regolare, se abbia da avere di un romanzo, Micanomi in un 2006, che ritratta la società isolana attraverso la successione di monologhi di una gulana ai personaggi, definiti a parte dai rapporti che li costruiscono tra di essi, Voce plurale, che dice una costruzione di l'identità di ognuno, e se lo giole a dire qualcosa non ti uso un tono di sopra qui, non è forse mica come un tono amaro, o pur se lo si può risente quanto un capennuccio è illusiva, ma c'è l'ironia che arringuercia le scene e le situazioni che lo presenta. In Denadio d'Empia, un camposanto che qui appena è più duro come romanzo, che crea un ambio assai strano in una città di Bastiglia, un racconto è forse un predesto da Dio o malessere e scimisie che si vermano spesso all'agguato e non sono mica espresse di maniera così esplicita. Dunque, i procedimenti letterari che l'aveva sperimentato in Esonuele Paolo Esanti l'ha da generalizzare in uso romanzo, in fatti ledie, due lutorce i meccanismi di un genere poliziero, giuendosi dell'assurdo,
e interrogando a capacità che la scrittura stessa di spezzare la realtà. Si scolinedia in un gioco con l'intertestualità, gioco che si può ritrovare di noi in De Valcone e Diago Mugier. Marcello Jurecek intreccia il suo romanzo con si è fatto i guai parecchi vili narrativi che corrispondono a temporalità sfarente, dando risalto all'evenimento, Bastelica Fesh, qui, che gli ha uscito il racconto, schiarito da un punto di vista interno e un altro esterno, e pare che lui ha una visione lirica di questo evenimento quasi mitificato, da interrogare le conseguenze a quelli che l'hanno campato. Possiamo parlare pure, se li sbagli, i sottogeneri o romanzo odie a essere lavorati, ci sono le poche mancanze quantunque, soprattutto quelle che hanno una lei con l'invenzione dudale, sia fantasia, sia fantascienza. Ecco, forse che la venerà, ma agli che prima di passare a un piccolo momento nella storia, si può ammintare parecchi altri scrittori che hanno avuto un po' di romanzi, penso che per i più anziani, forse negli anni i più anziani, di appena pessimo e fiora, ma per gli anni 90, per esempio, penso a Benedetta Vidal-Mattei, che ha scritto anche una trilogia, che forse ci potremmo trovare un po' di somiglia a maniera di trattare i racconti con Guido Benigni, per esempio. Ma c'è di nuovo per quelli che scrivono oggi Ferrali, con due romanzi. Un primo che forse si avvicinava assai a un'imitazione di romanzi americani che sono appena messi in risalto oggi nella letteratura mondiale. E poi un secondo che forse è in traccia di trovare un stile particolare e una maniera di portare un racconto che, infine, senza pia troppo in dell'altri scrittori. Ecco. Allora, letteratura e storia e letteratura e memoria, che sono due parole appena diligate qui. Dunque, se l'hanno mosso assai attidi e discorsate a sinade e contrasti più o meno appaggiati i rapporti tra letteratura e storia, Osori Wombun si è inteso per si sponde. Si trattava d'andu e odiedorna di polemiche riguardando i limiti tra storia e fizione, tra verità e fizione. In un contesto dove erano stati pubblicati libri che avevano ben soggetto alla Seconda Guerra Mondiale e a Shoah. Si rimproverava a certi romanzieri a sua maniera di giocarsi la storia. Si discutava di procedimenti narrativi scelti e, in suo mentre, si interrogavano i storici anante alla sua scrittura propria, in cui inquietudine appena. Erano coscienti uni pochi che lo si vuole riflette altri modi da costare un racconto storico senza perdere la sua attrazione scientifica e i suoi metodi. Considerando ciò che si è pubblicato qui, proveremo a scartare un po' i racconti che usano la storia solo da decoro, da mettere in scena personaggi, allontananza temporale da spaesare un lettore, e che spesso si avvicinano a romanzi avventure o d'amparia. Pure se li sono romanzi proprio storici, quelli di Antogasta, si tengono anche un posto particolare, penso alla Geliosa Riseo, che ha usato le bubea, e partendo da un dettaglio della cronica di Giovanni della Rosa, ne va gelaudore un elemento costitutivo di uso romanzo, la facata e la geli. Sa visione medievale, dove si inticciano personaggi storici, per esempio Giudice di Ginarca, e altri inventati, a maggior parte di personaggi femminili, a pe quadro storico, quello che avviene nel XIII secolo, mettendo in scena un conflitto tra i signori che rimanda alla lotta tra Genova e Pisa per la dominazione dell'isola. Si potrebbe pensare che il suo romanzo cercherebbe di rappresentare un passato odioso anante a sé e non ci potrebbe regare nessun elemento per il nostro presente. Ma sul tessuto di rapporti tra si salvati o medievo e a Corsica degli anni 90, soprattutto in un contesto quando è pubblicato un romanzo e
abbastanza dragi concorsi, l'ultimo capitolo ben a confirma questa idea qui, che lui e Mazzeri che berano fino al 1999, ciò che si bassa, ciò che si può riabbassare, in Corsica. Attraverso a un racconto di vettura classica, costruito in modo lineario, in de un galarado, l'autore ci borde con il percorso di uso personaggio una riflessione nella condizione umana e a storia. Quando la si porta via l'uomo, una forza che va e che decide le azioni umane. Tiaoro, eroe del libro, è attore, spettatore di avvenimenti e forse che è anche cosciente di sottomettersi a ciò che lui un po' ammaestra, che le siano se potenze, a storia, o destino e l'azzardo. Eppure, a uscire d'ogni situazione, d'ogni prova, ne rigascia un'esperienza che partecipa alla costruzione della sua personalità. Seria in noi un racconto di una solitudine e di un'erenza, e forse che questa riflessione qui nella storia è di più presente in un Galarado che in l'altro romanzo che è costruito di modo parallelo, Maria Stella, che parla di un personaggio di un Galarado seguendo il suo proprio viaggio. Ma voltarsi per la storia permette in noi di rendere problematica l'attualità, allenare i lacci di un presente prepotente che ci stringe i borsi e da quello era meglio. Sarà paradossale, ma mettendoci a distanza si va più aguda a prossimità e lo sguardo appinzato da che sia strano o tempo nostro. Ciutta una storia da attualizzarla, mettendo un risalto corrispondenze o incrinature, renderia capisci di più o presente e un rapporto che ne avevamo a un tempo. Quando chi pia busesso di vatti stalbati un autore, scrive a Patrick Boucheron, che è un storico, un è davassi un testimone di ciò che è accaduto, cerca di più a rendere intelligibile e sensibile lo scorre di un tempo, ma in una maniera che l'hanno d'articolarsi e temporalità secondo la percezione che li ne hanno l'autore e che noi ne vemo. Un interesse maggiore per la storia l'ha un scrittore. Eppure un romanzo non può essere solo un specchio, un'epica o la descrizione di una società, posto che lo arriva qualcosa in sopra più. Ci arrivamo d'orna, torno una volta, a un barè di Condera che dice che la storia è come un projecteur che torna autour de l'existence humaine e jette una lumière sur elle, sur ses possibilités inattendues. Oggi bisogna rimarcare di noi che, secondo François Hartog, in pena uomo, in un mondo ingudupato dalla memoria, per chi sceglie di scrivere non da momenti che non ha vissuto mica, gli viene necessaria avvizione, da solidificare i meccanismi della memoria, da cercare a colmare gli odi in i campi di esperienza e di usabè, da presso all'analisi di Blanche Cerchilini, scusate, che ha fatto un bel libro nel romanzo francese contemporaneo. Allora, se non abbiamo nei pochi esempi da illustrare ciò che si è detto, per indetto, dunque, i romanzi di Diago Mugier, Avarcaia Maona in Corpo a Bastia, e quello di Jean-Yves Acquaviva, a Ombre Rivera, perdono si tre romanzi qui da un presente che gli è problematico, indienendo bisogno di investigare il passato, l'idea di avvenimenti storici, dava affiorare il segreto o riguardo le vie d'anno, smentigato o obiettato da una barretti. Ci abbiniamo dando a un senso etimologico della storia, l'inchiesta. Eppure, sa cerca è pericolosa per l'individuo e la collettività, posto che la rimette in causa un'entità che non era tanto sua a principio e berida come e che permettiano di campare in un presente aggrancato con una veria nison leia con il tempo andato, un presente di la pagiata vinta che la bueria mette in pericolo a minima interrogazione lampendo mitologie inalzate da nascondere i fatti storici, per esempio la mentalità dei desertori da Biancarelli in De Mortorio, di collaborazione in De Avarcaia Maona. I personaggi che si hanno assoluti per questo la provano a ristabilire ciò che lui chiama Dominique Viard fil brisé della trasmissione e a interrogare la memoria, ma inciampano a ricostruire la sua storia che a memoria collettiva è selettiva assai. E li giovano a confrontarsi a suo collettivo cosciente, di se si scordato, ciò che è chiamato l'oblio occultazione volontaire,
le passé dont on ne veut pas se souvenir car il brouille l'image que l'on se fait de soi. Ma verma paraussale a situazione, a memoria riacquistata, fatta vine, un libere di amica l'individuo, e da spetia sa gerca e si sfarenti vili, memoria, a struttura narrativa, spetia anche la sul livello incertezza qui, o dubito, l'intreccio tra passato e presente, per esempio una pluralità di voce autonome, l'analese, racconti paralleli in cidade a quello principale. A Warcaia Maona è un romanzo una ricerca. Al personaggio principale, Maria Laura, la bisogna una risposta da spiegare a morte e a mamma e un mistero della sua nascita. L'elemento di risposta idroa in una pluralità di voce che si succedono da lì o piuttosto palisali ciò che era accaduto. Ogni voce porge un racconto che poi si incompleto gli avvenimenti, contraddittorio spesso, ricostruito in tutti i casi dopo, dove li si intrecciano ricordi veri e altri che potrebbero essere verisimili. Tre dimensioni temporali si sovrappongono, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella della progressione della Maona e della Warca nel 1947 e l'epoca contemporanea, l'anni 90. Lì il presente problematico qui è forse da ritenere, posto che l'ha indienato da un passato e le sue conseguenze. Un rapporto a memoria è complesso in suo romanzo. La crisi di Maria Laura è provocata da un trauma. La morte di zia, che l'ha liuata, che soffre di Alzheimer, ammintata con un neovemismo. È così che l'ha da cercare l'informazione da spiegare ciò che la pensa essere accaduto a mamma e sa ricerca ossessionale. La da Cimignoli e un lettore non se ne avrebbe mica d'imprima. Pur se lo borrisente leggendo, cresce un sintomo di malessere. E un lettore si accorge di un fiasco, alla fine di un romanzo, che nell'ultimo capitolo una delle zie ha dato un discorso di verità, tra virgolette, manco per questo ci sarebbe sempre ubido. Questa rimette in causa tutto ciò che era stato detto, creando una misfidenza di betto ai discorsi che gli avevano tenuto i protagonisti. E un sarà la zia inventa tutto, ci puoi andare, ciò che è stato detto prima sarà farso, o solo un gabo di Maria Laura. Pur se le vermano interrogazione che ci sono mancanze in narrazione, sul discorso gappiato, che porta via e inganna le volte, o un silenzio di occudo, sono forse caratteristiche di si romanzi. Di betto a si personaggi che intrecciano, senza avere proprio coscienza, le evidenze della realtà, qua verità che ognuno si costruisce, da che l'usia supportevole l'andata di giorni, a un lettore gli veneria di ubidà e cercheria in cui sapesse le necessarie di costruirsi un racconto per se stesso, domandandosi perché si lascia uomo intrappolato a ubudere il suo racconto senza buone più sorte e di che maniera muifichegli a un mondo che ci ingira. Ed è un corpo a Bastia, agita fatta stradi, creba da un corpo che lascia avere i suoi conduti seria a rappresentazione metaforica di una memoria che puzza un coglie, una citazione. Ricordi che l'hanno vissuto smintigai o astiaci. Stia è incalcata in ui romanzi, a memoria affuscata di dopoguerra, l'avvenimento di guerra che parono troppo allontanati da muove l'interesse di gente che non l'hanno vissuto e condanno Gabu ai vecchi che le ore non contavano lo spavento da Valusoga meno bisio. Un cebbia mezzana, sia si stanno zitti i testimoni, sia non smettono di parlare. E che forse in Coppa Bastia è un esempio proprio bello, questa situazione qui. E la situazione odinca, dunque, sarebbe al contrario. Cugliente primorosa e mantiene a memoria di trasmetterla. Sa memoria quasi ossessionale in us, ti interessa, lamenta in u l'audore. All'epoca che l'urto, e quella è una citazione di un romanzo, all'epoca che l'urto, Monsieur Richard, era un pezzo che non si parlava più né di resistenza né di liberazione, ma uso ritorno, giusto appunto, fece rammentarsi cose vecchie e anche quelli che non erano nati dando si interessavano. Ma ricordo anche che a certi tra i più giovani gli pareva essere stati privi di qualcosa che riguardava in prima persona e che Nimus era primorato di Valisabè. Un altro esempio sarebbe quello di un confronto tra le memorie. Nei caratteristici, il dialogo tra uno dei personaggi di In Coppa Bastia, Hans Spitz, e un resistente fronte a memoria, che contano ciò che l'hanno vissuto, sa storia passata a ostaccio,
di sua memoria ricostruita, una maniera di fare la sua e di convincersi di sé la verità. Soppone dunque la visione patriottica, passionata e idealizzata di un resistente contro la memoria e quella relativista di Spitz. Parece su basso a ebulezza di a memoria, ma si bone a umanda di nu di a legittimità di un discorso che imprigionedia di nu a storia. Per l'ultimo romanzo, ma via Biancarilli con Murtorio, senza bruare bene ciò che è stato detto mentre stonda l'anta o disincanto, Murtorio ci ha un accosto sfarente a storia. È costruito un parallelismo tra l'odio e il passato, che si intrecciano, oppure se li si può identificare a fagio e i racconti. Si cercheria forse, in la prima guerra, l'origine di un secolo e di esodilusere e permetteria di spiegare il fiasco di l'ideologia. Sono due personaggi, il librario Marcantone Gianfarani e Wabone, l'altro Marcantone, due testimoni a fine di un mondo, o d'un mondo che ne finisce più dessa l'angonia. L'insecche praticate dall'Audor, in un suo racconto principale, danno a primavera un egui più forte e pare prolungarsi in un presente. Il scopo era forse di tornare a stabilire lei con quelli che erano campata, che erano immersi nella storia. A domanda che li si bonano i personaggi, seria come campa dopo sapere che si mangia sempre in gerbelli, come campa posto che li sono morti tutti e forse che è morto anche il personaggio di Marcantonio in un luogo dove l'aveva combattuto e si era buttato solo un fandogno, come lui dice Biancarilli. A sola maniera i buoi campa ferma a partenza, vale per usolato quanto per un librario dopo l'assassinio che l'ha commesso, bisogna fare uolo d'un mondo che sparisce e a tempo di inugenze che sono state perse. A uso di conclusione e di una maniera generale, potremmo accertare che i periodi scelti dall'Audori e le due guerre mondiali, un momento delle guerre coloniali, di modo dimmico, stonde contemporanee, e penso a Jurecek qui, ci insegnano che rapporto avremo con la nostra memoria individuale e collettiva, con il passato e il presente. Per esempio, gli anni 90 avevano sempre una zona ombra, una storia che si dice e si sa ogni tanto va proprio di strovinare la nostra amnesia. C'è bisogno dunque un romanzo da permetterci di capire come l'uomo hanno campato la storia e non si parla di conoscenze scientifiche solo, ma di una conoscenza altra, quella che va in l'âme d'une situazione storica che saisit son contenu humain, quella che un romanzo solo ci può arrivare, che a scrisse d'orna condera, il è des cas où l'absence d'un grand roman est irrémédiable. Grazie. Allora, grazie per il suo posto così interessante, che è a tempo generale, che offre un'epoca chiave di comprensione, non solo di romanzo, ma di letteratura corsa e usovilo. E poi anche, io vorrei porre una sola domanda, perché ci hai portato tante risposte che un bel appena arrivano in alto, che a fondo se i progressi di un romanzo corso, come tu già ti vedi, se non vanno mica, diremmo, a seguire verso che l'ha pigliato la storia, intanto che disciplina. Mi pare che a un momento dato un romanzo a modo anzianissimo, un romanzo in lebiga romanza, aveva un contatto con la realtà di Dando, che un romanzo a modo nuovo ha perso. Posto che un romanzo, perché sono le stesse parole, dunque non potremmo mica sbagliare se somiglia, ci vuole interrogarsi in alto. Un romanzo, il primo romanzo
Infatti è poesia. E era una storia cantata e messa in poesia. Ma forse è una storia attuale. Invece il romanzo che tu ci hai presentato qui, che abbiamo seguito la sua elaborazione in corso, grazie a te, è un romanzo che è diventato assai prosaico, quasi a assomigliarsi a scrittore a un libro di storia. E mi domando quale sesso, mi domanderia quale sesso esomiglia tra la disciplina detta scientifica, la storia, e l'arte detto divinzione, o romanzo. È difficile come domanda. C'è un dibattito assai come violente, in un senso bulimico, tra storici, appunto, perché chi si è detto che a un momento negli anni 90, enfin 80-90, con pubblicazione di libri, soprattutto di storie americane, penso a Aidan White, siamo passati a ciò che l'hanno chiamato un linguistic turn, bene a dire storia non è che discorso, ma dando tutta questa metodologia di un storico e tutta questa trazzera, node, avine, abage, eccetera, eccetera, dando erano rinviate e fatte avine, ognuno poi aveva un discorso di storico, posto che bastava a scrivere e a produrre un discorso. Ecco. E a parte si da si io atti di qui, che sono assai riassunti, si sono posti a domanda storiche, anche per di ciò che si basa in un mondo editoriale, che negli anni 60 e 70 si vendia assai libri di storia, con storie che erano famosi, e oggi la produzione storica non è forse quella che fa o più ben l'idea. E si sono domandati come va per come tocca su un pubblico e allarga il suo pubblico. E si sono posti a domanda, a si bonano sempre, come si può costruire un racconto essendo storico? Allora, c'è un libro che è uscito poco fa, 5 anni fa, mi pare, che si chiama L'histoire est une littérature contemporaine, e che è lui appunto, donc, si chiama Jablonka, l'autore, e che dice appunto che poeriamo di oasi di liste sernesi che li literari, ma tenendo la nostra etica di storico e tenendo la nostra maniera di va. Ma possiamo costruire un racconto, a parte di quanto anche da ciò che ne avevamo. E c'è un altro autore, che io ho ammintato, Boucheron, che è lui, per esempio, in un libro che si chiama Leonardo e Machiavelli, immaginedia lo scontro tra Machiavelli e Da Vinci, un racconto che forse non si è mica prodotto, ma sarebbe a tutti i documenti d'archivi e tutta la bibliografia che l'ha posto di trovare. Ma comunque sa berte biattata di un travaglio è messa a fine il libro, non ci sono mica note, si legge come un romanzo. Ecco, se lo si legge, per esempio, l'ultimo di suoi libri è stato pubblicato poco fa, che ha fatto polemica assai, che è l'Histoire mondiale della France, ogni basso, donc, che è scritto da un storico sfarente, di un racconto, ma chi possiede quantunque, pur se non ci sono mica note, riverenze, da cui permette di legittimare e di avere un'autorità alla scrittura.
Ecco. E poi ci sono tutti questi storici qui che lavorano in un letterario. A Boucheron ha scritto un po' di articoli, sono interessanti in una letteratura, in una critica letteraria. La letteratura è una sua alla frontiera, qualcosa così. Ma ci sono tutti quelli che si interessano a come un storico può studiare la letteratura. Ecco. E qui c'è un autore, forse, che è stato ammintato da Angelo Beaumont, che si chiama Christian Jouhaud, Il pouvoir de la littérature. E poi c'è un libro da esce di qualcosa che lavora in un laboratorio di l'UHESS, che si chiama La griffe du temps, che dice appunto come un storico può... cosa può ricacciare un storico dalla letteratura. Ecco. A livello di proprio di letteratura, dipende di lui, di un progetto estetico che l'ha l'autore. È assai per esempio, a maniera da minta storia, come lo avvage Biancarelli in De Mortorio, che è quasi un riporto di ciò che si è passato mentre la Prima Guerra Mondiale. Culie, quantunque, dimostra che lui non si può mica eroizzare così facile, con comportamenti che forse sono stati biattati perché chi ci ha intrattenuto una leggenda. Penso ai desertori, penso anche a una Jeso Noele che si chiama Ponte Nu, non ta isolati che si ne vogliono un giorno in battaglia. Ma come c'è un riporto fittivo, d'accordo, ma che gli ha rimbato quantunque a studi storici. E poi c'è, per esempio, consigliato Iwai, Jurecek, che gli ha fatto storico quantunque Bastiliga fece. Ma la maniera di lavorare su questo evento qui, con tre, fatta fine, tre sguardi, perché qui c'è lo sguardo di un violo, che è il padre, questo evento qui e soprattutto le sue conseguenze. C'è un abu, e i nazionalisti che sono in giro, che lo campano, e c'è tutta questa parte narrativa che gli è costruita a parte si dà l'informazione, ma l'informazione, o Moasa, non è mai un'informazione neutra, e tanto di un discorso particolare durante l'avvenimento di noi. E dunque, per avere una visione di Bastiliga Fesh, cioè la intrecciare i tre punti di vista qui, e si avvicina a penuncia di noi a ciò che lo può arrivare a un storico, mi pare. Ma forse è un'eresia, gioco io. Non ne manca appena un'eresia, è una bella conclusione. È una bella conclusione per un sposto e... Chi ci ha campato e chi ci ha portato in più di riferenze e di descrizione dei contenuti, un'epoca piste, d'andatore di riflessione, e questa corrisponde, diciamo, al filo generale di l'antologia di letteratura corsa, che a Dico Dorna aspettiamo e chi parlerà. Grazie, cari amici. Ringraziamo.